Sono convinta a fare questo video anche in maniera un po' faticosa, perché poi ormai li fanno tutti, li fa Salvini, li fa Renzi, ormai è diventato anche un modo vecchio per parlare con voi. Mi piace più parlare con i fatti, mi piace più dimostrare che ce la stiamo mettendo tutta, mi piace pensare che ogni passo che abbiamo fatto con il Cura Italia, con il decreto liquidità, adesso con il nuovo decreto maggio, siano reazioni concrete che il Paese merita in questo momento incredibile che stiamo vivendo. Però c'è sempre qualcuno che c'ha qualcosa che non va bene, in questo caso le nostre opposizioni. Presidente, quelli tanto capaci, quelli tanto bravi, quelli che hanno portato l'Italia in questa condizione, quelli che ad agosto sono scappati a Papeete, si sono fatti una biretta e si sono scordati che stavano governando un paese, quelli che hanno occupato un'aula per dire che il problema più grande era togliere l'autocertificazione, quelli che stanno gridando abbiamo tutto, bisogna riaprire tutto perché voi non siete consapevoli, perché voi non sapete quanto stanno male le persone, invece uno che da quando ha 15 anni sta in politica e che ha magnato facendo l'europarlamentare, il deputato, il consigliere regionale, ma invece lui ne sa tanto di come funziona la vita, vero? Ciao. Ma non ti vogliamo qua, vero? Al posto dei conti dovevi starci tu. E io guarda, l'esperimento non lo faccio solo perché mi rendo conto che probabilmente oggi invece che 27.000 ne avremmo contati 270.000, viste le tue idee un po' confuse su chiudi tutto, apri tutto, forse ma. Allora, io credo che gli italiani siano abbondantemente consapevoli che non si può riaprire tutto, non si può fare quando abbiamo ancora 2.000 contagi al giorno, quando contiamo ancora 107.000 positivi, quando abbiamo alle spalle 27.000 morti e anche oggi credo che non siano meno di 200 i morti. Io penso che sarebbe il caso di comprendere che in questo momento gli italiani hanno bisogno di sapere che ne verremo fuori, di sapere che finché non ne verremo fuori faremo tutto il possibile per aiutare le famiglie, le imprese, le aziende, ogni singolo settore che sta soffrendo, perché ogni singolo settore rappresenta una persona, rappresenta una famiglia, rappresenta un cittadino italiano e per noi ognuno ha il massimo rispetto, ma rispettare significa anche dire la verità e dire la verità significa che bisogna ancora aspettare un pochino. Nel decreto di maggio ci saranno 55 miliardi, 55 miliardi, e forse è proprio tutti questi soldi che oggi noi stiamo destinando dove serve e a chi serve che fanno gola e che chiedono che questa fase 2 non venga presa con molta più scioltezza. Io non so se questo video raggiungerà famiglie che hanno perso dei cari. Io sono cresciuta con mia nonna. E se penso a quanti nonni, a quanti padri e madri sono morti in solitudine, in silenzio, davanti a un nemico sconosciuto, persone che forse hanno fatto la guerra, che hanno fatto la fame, che hanno ricostruito questo paese e che sono morte da sole, abbandonate in qualche RSA non controllata. Beh, io spero che le persone che stanno ascoltando questo video sappiano che la strada è lunga, ma c'è una fine, c'è una fine. E quando ricominceremo, ricominceremo in sicurezza e questo governo darà tutto l'aiuto che potrà affinché il paese Italia esca da questa situazione drammatica con la dignità, con il coraggio e con la capacità che ha dimostrato affrontando questa situazione. Io ci credo fortemente. La sera quando ripenso a tutto quello che abbiamo fatto e tutto quello che c'è da fare, non vi nego che vengo sopraffatta dalla responsabilità. Forse un filino di responsabilità se la dovrebbe prendere anche chi oggi istiga alla ribellione, che grida libertà. Uno che voleva via dei poteri, non ci viene a parlarne di libertà. Grazie Presidente Conte. Oggi ascoltarla è stato l'ennesima conferma che stiamo facendo bene, lei sta facendo bene, questo governo sta facendo bene e l'Italia glielo riconoscerà.